Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro su Repubblica. Leggiamo che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in Italia, nonché esponente di punta della destra bluette neoliberale, filo imperialista, filo bancaria e a favore dell'Unione Europea, è intervenuta da remoto in videocollegamento al congresso di Vox in Spagna. Vox, che potrebbe per certi versi essere definito il Fratelli d'Italia in Spagna, il suo equivalente, stessa impostazione neoliberale, atlantista, antisocialista e spiccatamente favorevole all'ordine dei mercati. Ebbene, in questo suo intervento Giorgia Meloni è riuscita, ed è stupefacente, a dire che è giunto il tempo dei patrioti, facendo riferimento ovviamente a sé e a Vox in Spagna. Ora, il fatto che Giorgia Meloni abbia ancora il coraggio di utilizzare la parola patria e la parola annessa patriottismo è davvero stupefacente, se si considera che ella, con il suo governo, rappresenta l'abbandono completo di ogni patriottismo e di ogni interesse nazionale. Possiamo anzi dire che l'unico patriottismo che il governo di Giorgia Meloni sembra riconoscere e tutelare è quello che riconosce come unica patria legittima Washington, facendo invece dell'Italia una colonia di second'ordine, senza dignità, del tutto subalterna a Washington e prona ai suoi diktat. Ebbene, Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di parlare di patria e di patriottismo, senza accorgersi che con quelle parole scivolava palesemente nel ridicolo il suo discorso, in ragione del fatto che ella non ha più alcun titolo per parlare di patria e di patriottismo, stante il fatto che con il suo governo ha rinnegato ogni figura del patriottismo, vecchia storia se si considera che già il Movimento Sociale Italiano di Almirante, che pure menava vanto di essere il partito della patria, in realtà era un partito totalmente subalterno a Washington e alla sua visione delle cose. Insomma, almeno in questo c'è una coerenza di fondo all'interno del partito di Giorgia Meloni.